Il salotto letterario di Casa Sanremo, vale a dire Casa Sanremo Writers, tra le selezionate per quanto riguarda questo anno 2024, si accomoda con noi Antonella Prudente. Benvenuta Antonella. Grazie, buonasera. Siamo qua perché sai benissimo che tu sei stata selezionata per questo appuntamento con Casa Sanremo Writers e tu sì. Verrai a presentare la tua opera che, come dicevamo a microfono spento, è una raccolta di poesie. Ci puoi raccontare qualcosa in merito a questa raccolta? Ha un tema, diciamo, unico o spazia su diversi temi? No, no, il tema è unico, diciamo che è un lavoro di un anno, quello che ho dedicato a mia figlia, in particolare quei mesi importanti che legano una madre ad una figlia, quelli dell'allattamento, durante la fase di allattamento. Il tema è proprio quello della maternità e di una maternità che si spiega attraverso il rapporto madre-figlia. Diciamo che la curiosità del testo, della raccolta, perché sono poesie, come abbiamo detto, e che l'ho pubblicata praticamente soltanto dopo 18 anni. Ah, quindi è passato un po' di tempo. Diciamo che sei ancora talmente vive quelle sensazioni, quelle ispirazioni che appunto sono arrivate in quel periodo così intimo, no, con tua figlia, che alla fine poi un giorno hai deciso di pubblicarle. Ma hai deciso di pubblicarle per te o ma per lasciare qualcosa anche per gli altri? Ho deciso di pubblicarle per lei, perché lo ha chiesto lei in una maniera un po' particolare, perché pensava che per lei un libro non ci fosse, avendo io già dedicato un primo testo a mio figlio, al primogenito, una favola a lui. Per lei lo avevo scritto, però in realtà lo avevamo scritto insieme, perché lei mi guardava e io pensavo, certo, al suo futuro, alla sua vita, bene, con quegli occhietti, con le sue manine. La bellezza del testo sta nel fatto che lei si è ritrovata dopo 18 anni, quando ha scoperto che il suo libro c'era, con le lacrime mi ha detto: come hai fatto? Io mi ci rivedo in quello che tu hai scritto, certo, mamma. Certo, è stata una premonizione quasi, insomma, le poesie che scrivevi in quel momento mentre probabilmente le guardavi, ma sono poesie che potrebbe leggere poi il resto qualsiasi figlia e qualsiasi mamma, no? Sì, decisamente, perché allora io credo che essere madre oggi sia difficile, non è più, tra virgolette, quell'essere madre genuino, puro, di un tempo, di mia madre, no? Dove magari i sogni erano quelli romantici, certo, erano la favola. Certo. Ecco, io guardavo mia figlia e immaginavo che cosa potesse vivere in una realtà così particolare come la nostra. Certo, non avrei immaginato tempi di guerra, certo, questo non l'avevo immaginato. Sì. A quel tempo non l'immaginavo, insomma, certo. Però immaginavo comunque una vita un pochino più concreta, una vita diversa rispetto alla mia, meno legata alla fantasia, più vera. Senso che tu pensi che le mamme di una volta siano un tantino più legate a questa visione romantica della vita, no? Quasi favolistica, mentre diciamo le nuove generazioni, che sono a che fare più con quella che è la realtà, con quella che è la globalizzazione, con quella che è la tecnologia, probabilmente non sono più così. Sì, ma per la semplice ragione che c'è più conoscenza, c'è un mondo più aperto, un mondo senza confini, anche se non c'è una visione unitaria, una visione effettivamente di un mondo in cui si viva insieme. Non voglio usare termini globalizzazione, no, sì, questo no, però c'è una visione più ampia oggi della realtà. Certo. I ragazzi sono proiettati fuori dai confini, ma il confine qual è? si spostano con una certa elasticità, con una certa facilità da una parte all'altra, no? Perché hanno la possibilità, hanno le competenze, hanno le conoscenze per poterlo fare. Ma mi sembra anche giusto certo, perché naturalmente certo, esiste sì, un mercato, parlo dal mondo del lavoro, che è completamente adesso, certo, come dicevi tu, i confini non esistono più, perché le lingue ormai si stanno riformando e quindi anche, perfetto, i paesi. La cosa importante che non abbiamo detto, però abbiamo adesso, è che la raccolta si intitola proprio Per Manu, che sarebbe poi tua figlia, sì, come dicevi prima, giusto? Sì, c'è un po' un gioco di parole, perché fra me e lei c'è sempre stato un rapporto particolare, ovvio, come ogni madre si potrebbe dire, però abbiamo condiviso
tutto. E per quanto possa sembrare banale e retorica l'affermazione, in realtà poi non lo è. E lei si chiama Emanuela. Certo. Noi l'abbiamo sempre chiamata Manu. Ho giocato un po' con quelle che sono le mie lingue preferite, no? Il latino, il greco, per mano, andare per mano. Per mano, si è nato questo andare per mano, certo. Insieme a lei, con lei, insieme ci siamo, diciamo, portate per mano entrambe. Bellissimo, allora lo siamo ovviamente curiosi di scoprire poi quelli che sono i contenuti che saranno svelati in maniera più dettagliata, mi sembra anche giusto, nell'occasione di Casa Sanremo Writers, dove tu sarai a presentare questa raccolta di poesie, si intitola Per Manu. Noi ti facciamo in bocca al lupo, naturalmente, come dici in questi casi, ci vediamo a Sanremo. Grazie. Grazie.